Si partiva da un dato importante: il digiuno dei Foxes sul campo dell'Inz durava da più di un anno e mezzo. Era il 3 marzo del 2014 quando arrivò l'ultima vittoria alla Kaynes-Sorgen Ice Arena. Da allora per i biancorossi 6 match e 6 sconfitte. Quella di ieri poteva essere dunque la volta buona, complici anche alcune assenze pesanti tra i padroni di casa. I Foxes iniziano con il piede pigiato sull'acceleratore e si fanno vedere con Anton Bernhard sull'altro fronte. Il più intraprendente è Fabio Hofer, che in sequenza si rende pericoloso senza però riuscire a superare Hübl. Il predominio dei biancorossi è però evidente e ha come effetto il vantaggio, frutto di un'ottima volata di Vos e di un rimorchio concretizzato da Fleming, che segna così la sua quarta rete stagionale. Il Bolzano potrebbe passare nuovamente con Vos in apertura del drittel centrale e poi, con il passare dei minuti, la squadra austriaca comincia a macinare gioco andando vicino al pareggio con una doppia conclusione di Latendresse, imitato poi da Bichet, l'ex di turno, autore in questo caso di una pregevole conclusione dalla distanza. Il Bolzano butta alle ortiche un'altra occasione con Foster, che non riesce a sfruttare un assist confezionato da Gander. Il terzo tempo si apre ancora con i Foxes avanti, ma incapaci di essere concreti e incisivi quando serve. Gol sbagliato, gol subito. Frase fatta che si rivela anche azzeccata per il caso in questione, e a 5 minuti e mezzo dalla fine Kozek ruba disco a Fleming. Hübl ribatte la prima conclusione ma non può nulla sulla seconda e il match torna in parità. Si va all'overtime e arriva la beffa. Il Linz sfrutta un errato disimpegno di Foster. Dorion mette alle spalle di Hübl e chiude il match. Nello spogliatoio del Bolzano c'è il rammarico di aver tenuto in pugno il match per 54 minuti e di averlo poi perso a causa delle troppe occasioni fallite. Il nostro penalty killing ha lavorato bene per tutta la partita, siamo riusciti a mettere la museruola ai nostri avversari, ma abbiamo sprecato tante, troppe occasioni in 2 contro 1, sia durante i tempi regolamentari sia in overtime. Il loro portiere ha tenuto il Linz in partita e ha dato loro la possibilità di portare a casa questa vittoria.